città e quello che mi rende più fiera, più orgogliosa di essere milanese è la generosità. Non la generosità in termini finanziari, che non è poi così difficile ovviamente, soprattutto per chi ha la possibilità, ma la generosità più profonda, quella che nasce dall'animo, quella che è capace di donare una parte della vita di ciascuno di noi per i bisogni dell'altro, quella che voi testimoniate, quella che è nata dal professor Bozza, che ha saputo trasformare un momento drammatico nella sua vita di tragedia, di lutto, in un momento di rinascita. Io credo che nella vita di ognuno di noi momenti di tragedia, di dramma, possono rinchiuderci, possono limitarci, possono renderci forse più egoisti, oppure possono trasformarci in meglio, possono darci una spinta, possono dare un senso a quanto ci è accaduto e attraverso questo possono aiutarci a essere migliori. Ecco, questo è quello che è stato il percorso del professor Bozza, che dalla tragedia del proprio figlio ha saputo creare un movimento come quello che voi oggi testimoniate. E questo è anche il punto dal quale il lutto, la tragedia, il dolore di una famiglia ha saputo fare in modo che l'amicizia, che i 40 iniziali che hanno seguito il professor Bozza mettessero la loro amicizia a disposizione di una causa. Quindi guardate quanto grande può essere un movimento che nasce dal cuore, dall'anima, quanto si può espandere, quanto si può allargare trasformando una voce in un oceano. Ecco, io credo che voi siete davvero la testimonianza della realtà più vera e più profonda della nostra città. Una città che a me dispiace molto vedere dipinta nelle sue componenti meno belle. In tutte le città ci sono le cose belle e le cose meno belle. E per un'amministrazione non è sempre facile riuscire a dare risposte a tutti e andare incontro a tutti, mediare interessi diversi, cercare di cogliere le esigenze di ognuno e trasformarle in risposte sociali. Ecco, io però credo che realtà come la vostra sono una forza per chi ha la responsabilità del governo della città, della guida della città. E per questo io sono davvero profondamente grata. E lo sono, a maggior ragione, nel momento in cui il consumismo, come ha chiamato il professor Bozza, il materialismo, rischiano di distoglierci da quello che è il senso più profondo del significato della nostra vita. Con questa variante tempo che non dipende da noi, noi possiamo solo decidere come usarla. E allora, quando viviamo in una società nella quale relativismo, nichilismo, materialismo, tutto quello che purtroppo fa parte della società, della civiltà nella quale viviamo, ecco, io credo che avere la possibilità di avere punti di riferimento come quelli che voi rappresentate davvero diventa una forza straordinaria. Allora, io essere qua presente oggi proprio per testimoniarvi la mia gratitudine e per quanto è possibile l'impegno di esservi a fianco e la volontà di fare in modo che il vostro impegno, il vostro lavoro, la vostra dedizione siano valorizzati al meglio. So che ci saranno delle premiazioni dopo e credo che questo sia solo un modo per dirvi grazie, ma
Vado per dirvi grazie quello di lavorare al vostro fianco e cercare di testimoniare con la nostra vita i valori che voi testimoniate con la vostra. Grazie per la vostra.